Ieri vi voglio raccontare quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Brevissimamente, poi passiamo alla parola del Signore. Il Signore mi ha salvato 11 anni fa, appena 11 anni fa. Io vivevo in una famiglia molto particolare a Napoli. Ho avuto papà alcolizzato per 41 anni, è stato schiavo dell'alcol. Vivevo all'Arenella, non so se conoscete. E la nostra famiglia, a causa di questa schiavitù di mio padre, di questo vizio di mio padre dell'alcol, mia madre dopo 35 anni di matrimonio si ammalò di un fortissimo esaurimento nervoso, una grande depressione chiamata depressione maggiore, che la isolò prima dalla società e poi dalla famiglia. Insomma, era proprio, si era proprio ammalata mentalmente, guardava il soffitto e piangeva, e questa era la sua vita. E io studiavo per diventare prete. Studiavo, no studio. Studiavo, poi il Signore mi ha salvato. E mancavano pochi anni, fratelli. E io, man mano che andavo avanti e studiavo, mi facevo delle domande. Dicevo, ma come mai, se io voglio studiare, sto studiando, mancavo un annetto circa, e tra poco succede quello che deve succedere, ma la mia famiglia non succede niente. Facevo il confronto con la mia famiglia. Fino a che un sabato, uscendo dal seminario di Capodimonte, tornando a casa, trovai una situazione molto strana che mi fece molto scoraggiare. Io non conoscevo il Signore. Trovai mio padre che era caduto, era sanguinante, e mia madre che era proprio assente. Disse, ma che vita è questa? Io voglio farmi prete, insomma, servire Dio a modo mio. E Dio non risponde proprio, non si cura proprio. E ricordo che per questa scena che vidi davanti agli occhi, per la prima volta gridai al Signore e dissi, ma se tu esisti, provate un po', non lo prevede che dice, ma se tu esisti fai qualcosa, non a me, nella mia famiglia, intervieni. Non so quello che puoi fare, ma qualcosa devi fare, perché questa situazione era insostenibile. Tra l'altro mio padre aveva perso il lavoro, erano diventati molto, ma molto poveri, non poveri, molto poveri. Certe volte, quando andava bene, riuscivamo a mangiare un tozzo di pane raffermo, avanzato. Beh, dopo 2 mesi, da quella strana preghiera disperata, di cui non me ne reso neppure conto, mia madre una sera, e la sera del 15 novembre del 1994, disse, senti, io, era una delle poche volte in cui era lucida, disse, io vorrei scendere giù, perché due di loro nel nostro palazzo, due del condominio, sono diventate evangeliche, hanno cambiato religione, e tutte le volte mi vengono a dire, Lella, sai, Gesù può fare qualcosa per te, Gesù può salvare la tua vita. Allora, quelle, disse mia madre, non hanno i problemi che abbiamo noi, però voglio andare per disobbligarmi, così vado e finisce lì, non mi scocceranno più. Lei scese e io mi ricordo, siccome mia madre ci aveva detto che si voleva suicidare, mi ricordo che gli diedi un tempo, perché pensavo che stesse per fare un gesto del genere. Erano le 11 di sera a Napoli, poi a novembre. Disse, guarda, se tu non vieni entro mezz'ora ti vengo a prendere. Signore sia lodato, fratelli, che quando Dio deve fare un piano non c'è nessuno che possa fermare, è vero? Non c'è niente che stasera possa fermare il Signore. Se il Signore ha deciso che stasera diventi suo, stai pure sereno, non te ne andare, perché diventi suo. E quella sera ricordo che mi sono addormentato sul divano, altro che mezz'ora. Mi sono seduto sul divano e mi sono addormentato, e mi sono svegliato il giorno dopo. E ho trovato questa donna vicino al balcone, che era mia madre, che piangeva, un pianto diverso, ha dirotto, piangeva. Mi sono avvicinato e ho detto, ma poi che è successo? Ieri sera poi, lei girandosi senza dire una parola, disse, stanotte ho incontrato il Signore. Ma che sta dicendo? Sì, lui ha detto, sto bussando alla porta del tuo cuore. Se tu mi apri il tuo cuore, io cenerò con te e tu cenerai con me. Dice questa frase senza rendersene conto, perché in casa mia è vero che facevo il prete, ma la Bibbia non si leggeva proprio. Per cui è la frase, non la sapevo manco io che era della Bibbia, che era la cosa ancora più forte. E la prima cosa che pensai, dissi, ma che è successo? Insomma, era una persona depressa, il primo pensiero, disse, è impazzita proprio. Ma quella donna cambiò in una maniera velocissima.
Proprio in giornata stessa ci eravamo accorto che c'era stato un grosso cambiamento. Si metteva in ginocchio, pregava: Signore, grazie che mi hai salvato, grazie che salverai la mia famiglia. E sapete, io da grande teologo dicevo: ma che stai dicendo? Insomma, e poi si metteva una pezza in testa, perché le sorelle Giulia avevano detto che si doveva coprire col velo. Dico la pezza perché dopo abbiamo scoperto che si chiamava velo. E pregavo: Signore, grazie perché farai un grande intervento. E poi, sapete, a me dava anche fastidio perché dicevo: grazie perché salverai anche mio figlio. Cioè, ma pure io che insegno io. Poi la cosa mi mandò in crisi dopo una settimana, e perché il cambiamento era davvero forte. E lei, la depressione, per il suo zelo la bruciò proprio, l'annientò. Divenne una donna gioiosa, allegra. Ricordo che lei aveva una grande speranza per mio padre. Mio padre però continuava a bere, non è che aveva cambiato mio padre. Allora ricordo che dopo 20 giorni da questa salvezza che si opera a mia madre, pregai il Signore e dissi: senti, io sono confuso, mia madre c'ha una esperienza troppo evidente, due sole cose: o è stata la religione che gli ha fatto un lavaggio del cervello, o se sei tu me lo devi dimostrare attraverso mio padre. Mio papà è alcolizzato da 41 anni, ha preso in 41 anni psicologi, ha frequentato psicofarmaci, medicinali, ha fatto tutto quello che doveva fare, maghi, cartomanti, ha fatto tutto quello che doveva fare, nessuno ha mai potuto fare niente. Ora, se sei tu, come dice mia madre, cosa ti costa te guarire mio padre? Beh, fratelli, 8 dicembre, serata dell'8 dicembre. Mia madre è stata salvata il 15 novembre e mio padre dice: senti, stasera vengono due fratelli di tua madre. Erano i fratelli della chiesa. Hanno detto che vogliono pregare per me. E io gli ho detto: papà, ricordati che l'anno prossimo divento prete. Se cambi anche tu, che dico? Mio padre: non ti preoccupare, io sono cattolico, apostolico, romano, tua mamma non ha capito niente, i fratelli di tua madre non hanno capito niente, loro vengono ma sono io a parlare. Questa frase, sapete, mi incoraggiò in qualche maniera, diciamo, mi tranquillizzò. Insomma, era un sabato sera, tornando da questa preghiera, lui entrò tutto un stordito. Dice: papà, ma come? Dice: niente, ne ho fatto una bella preghiera, uno mi ha messo le mani in testa. Beh, non ha nulla da dire, però, e se ne andò. E mia madre: il Signore ha operato. Fa pure chirurgo, Signore, ha operato. E noi, il Signore ha preso in mano la nostra famiglia. Fratelli, fin qui era ancora tutto da meditare la cosa, ma passarono tre ore che loro erano entrati, erano 11:30 di sera, che mio padre ci chiamò dalla sua stanza: venite qui, correte dal salone dove eravamo, perché qui c'è qualcuno che non si vede, ma sta iniziando a operare nella mia vita. Iniziò a confessare tutti i suoi peccati. Voi provate a immaginare, fratelli, di fronte a cosa mi trova. Mia madre subito si buttò in ginocchio a ringraziare il Signore. Lui confessò tutti i peccati che noi neppure eravamo a conoscenza, confessò delle situazioni riguardo al rapporto coniugale interrotte tra lei e mia mamma. Mia mamma disse: Signore, grazie perché l'hai salvato, l'hai liberato. E io mi ricordo, fratelli, che assistevo all'inverosimile. Insomma, passarono 4-5 ore, mio padre fu liberato, divenne una creatura nuova, un uomo nuovo. Non ebbe più, non è che si sforzò di non andare bene, non ebbe più il desiderio, perché quando Dio opera, opera bene, fratelli. Lui è veramente lo specialista di ogni situazione. E lì cambiò la sua vita. Poi si convertì anche mia sorella. Insomma, rimanevo soltanto io, quello che aveva capito tutto, era rimasta all'ultima a tutto, che non era salvato. Loro parlavano del cielo, loro parlavano che sarebbero andati nel cielo. E mia madre tutte volte lo diceva in napoletano, tanto mi capite, no? Diceva: ma tu non puoi venire in cielo, tu convertito, no? Così, tutte queste cose. La realtà è, poi c'erano stati dei miracoli in casa. Ricordo in particolare un miracolo che mi convinse, fratelli.
E questo non è un miracolo che noi troviamo soltanto nei libri. Forse qualcuno a San Biagio si ricorda che lo raccontai a San Biagio, il miracolo straordinario che mi fece anche incusse anche timore fu quello che con 70 grammi di pasta in casa di mia madre mangiarono 18 persone. E mi dice, ma allora qua le cose non funzionano. E qui così espressi il desiderio, Signore, ho bisogno urgentemente di te. Voglio non conoscerti che sei in casa, abbiamo capito che sei in casa, ma ti voglio dentro di me. Io voglio che tu mi liberi da questo peso, io devo gioire come gioiscono loro. Perché tu puoi stare anche sotto questa bella struttura e godere di questa gioia fraterna. Ma la gioia più bella deve esserci dentro. Tu devi sentire Gesù no che passeggia sotto la tenda, che passeggia nel tuo cuore. Questa è la scoperta più grande. Dice io e il Padre mio verremo e faremo dimora dove? Sotto la tenda. Come? Quando c'è il popolo di Dio sotto la tenda. Faremo dimora in voi. Dio creatore viene ad abitare dentro di noi, Dio salvatore viene ad abitare dentro di noi, viene ad abitare, non viene di passaggio, vuole avere comunione con te, saremo a cena, tu cenerai con me, io cenerò con te. E così una mattina mia madre ci chiamò, dice sentite il Signore in casa nostra, mia madre poi così parlava e così riusciva a trasmettere la sua fede, grazie a Dio per le fedi semplici, fratelli, Dio ci aiuti a conservare una fede di un solo livello, livello biblico, altre non ne vogliamo. E ricordo che mia madre ci chiama e dice, il Signore è venuto qua perché ci deve benedire. E quella mattina ci mettemmo in ginocchio e il Signore salvò anche me. Sentì per la prima volta il perdono dei peccati. Ma sapete quante volte mi ero confessato? E avevo confessato. Ma quella volta il Signore mi ha liberato veramente. Ho sentito che il Signore spezzava le catene, mi liberava nell'anima e nello spirito. Ho avuto anche dei combattimenti, come giustamente diceva il fratello prima, ma il Signore mi ha liberato e ha avuto una grande vittoria. E adesso siamo qui per servire il Signore e lo vogliamo servire con tutto il cuore. Non è un peso, non è una vergogna, fratelli, noi non ci vergogniamo di ciò che è potenza di Dio, è vero? E per questo vogliamo lodare il Signore, ma vogliamo andare alla parola del Signore che